Noi vogliamo interrogare la giunta regionale perché si esprima sulle problematiche legate ai pendolari della tratta Arezzo-Firenze. Qui si spende tempo a fare dichiarazioni sulla stampa, ma poi i problemi non si risolvono. Quindi vogliamo, per i cittadini, hanno bisogno di soluzioni e non di dichiarazioni. Allora, nel merito ci sono innumerevoli problematiche su questa tratta, legate soprattutto ai ritardi. Io mi ricordo il 15 luglio c'è stata una giornata d'inferno per i pendolari della tratta Arezzo-Firenze, fermi da ore senza il funzionamento dell'aria condizionata. E poi ecco il 15 luglio, il 20 di luglio è saltata una porta del treno JETS. Quindi poi potrei continuare a elencare disagi, cioè per una tratta di 50 km vi sembra normale che una persona deve impiegare 3 ore per arrivare a Firenze? Insomma, ci sono delle criticità piuttosto elevate, i comitati ci stanno comunicando giorno per giorno questo calvario che sono costretti a subire e chiediamo alla Giunta Rossi di fare dei fatti e non parole. Quali sono i fatti secondo voi? E poi non bastano comunque i rimborsi che ci sono stati per i disagi di luglio? Il discorso dei rimborsi è un'altra criticità, cioè qui vengono rimborsati i ritardi, però il problema è che vengono calcolati sull'intera tratta, mentre i pendolari di tratte intermedie hanno dei ritardi di 20 minuti, mezz'ora e non vengono rimborsati proprio per questo motivo. Cioè si trova sempre un escamotage per eludere i diritti dei cittadini. Qual è la soluzione secondo voi? La soluzione è fare un piano adeguato per questa linea, una volta per tutte, non fare dichiarazioni ma agire direttamente sul territorio, quindi pensare a treni adeguati che possano transitare nella linea, quindi ci vorrebbero mezzi che possano incontrarsi con l'alta velocità. Questo a ora, ma sono anni che non sta avvenendo questo. Grazie.